Grazie. Ben gentili. Ciao Giovanni. Giovanni, sai che io non faccio mai cose ad persona, però questa volta, questa sera io voglio spendermi per questa persona. È una persona che sta passando un momento difficile e voglio che sappia che tutti noi le siamo vicini. Sto parlando ovviamente di Veronica Lario. Ecco. Beh, sì, certo. Sai che no. Sai che dopo... No, c'è un problema grosso, perché dopo la sentenza d'appello lei deve restituire 60 milioni di euro a Berlusconi. Il problema è che lei i 60 milioni di euro non ce li ha, no, perché li ha investiti tutti in derivati tossici della Popolare di Vicenza. È sul lastrico. Allora io per aiutare Veronica Lario mi associo a questa iniziativa della Onlus Save the Lario. Guarda l'immagine, salva la Lario, aiutala, ecco. Allora, avete due possibilità per salvare la Lario. Se mandate un SMS al numero verde 0081, date un euro a Veronica Lario. Se invece mandate un SMS al numero verde 0082, togliete 10 euro a Berlusconi, ok? Quindi scegliete voi qual è la migliore solidarietà. Poi Giovanni, scusa, Giovanni, diciamoci la verità, Berlusconi questi 60 milioni mica li vuole, non li vuole, non sa neanche più in quali conti esteri metterli, dove li mette? Ne ha aperti troppi, Berlusconi gira con 16.000 bancomat, come fa a ricordarsi tutti i PIN? Tra l'altro, questo è l'ultimo pensiero, perché tu sai che Berlusconi in questo periodo è molto impegnato, sta facendo i casting di Forza Italia, sta cercando i volti nuovi per le prossime elezioni. E li sta cercando nella società civile, ha cominciato con questi casting tra ingegneri, avvocati, architetti. E abbiamo già i primi selezionati, te li faccio vedere. Questa è Simona Ladò, ingegnere. Questa è ingegnere. Vabbè, questa è, come no, Laura Trombo. Vabbè. Laura Trombo, avvocato. E guarda, questa Moana Nabotta, architetto. Vedi? Allora, però prima di iniziare con le buone notizie, io voglio mettere in guardia gli italiani, i cittadini italiani. Guardate questa notizia del Sole 24 Ore. Il governo è a caccia di un miliardo. Il governo vuole un miliardo. Non dite che non vi avevo avvertito. Cittadini, chiudetevi in casa, spegnete le luci, nascondetevi sotto il letto. Il governo vuole un miliardo. Non fatevi beccare! Non fatevi beccare! Poi non dite che non vi ho avvisato. A proposito del governo, ed è stato molto, molto scalpore questa foto, non so se l'hai vista, del segretario del Tesoro americano che si è fatto fotografare con sua moglie mentre mostrava le nuove banconote da un dollaro. Hai visto la foto, no? Anche Padoan li ha voluti imitare, si è fatto fotografare con sua moglie, Gentiloni. Vediamolo mentre mostra sono i nuovi pagherò dell'Italia alle banche per coprire il debito. Ma tutto no. Allora, cominciamo con le belle notizie. La prima bella notizia è che il Papa ha detto no all'accanimento terapeutico. Il motivo? Gli italiani soffrono già abbastanza a vivere in Italia. Ecco. Un'altra bella notizia è che finalmente Pisapia ha aperto al PD. Lui però si è giustificato dicendo al citofono mi hanno detto di essere quelli della cremeria e quindi ho aperto. E poi c'è questa bellissima notizia, io questa cosa qua devo rimarcare, di questa cosa di Fassino Pontiere. A me Fassino Pontiere mi fa impazzire, gli è stato affidato l'incarico di mediare con le forze del centro-sinistra. Purtroppo il risultato è sotto gli occhi di tutti, Bersani gli ha detto di no, Speranza gli ha detto quella è la porta, Civati gli ha bucato le gomme della macchina. Però Fassino, te lo devo dire, si è talmente immedesimato in questo ruolo che ci ha preso gusto, si sente come il postino di Maria De Filippi, va in giro, no, ma è vero, va in giro per l'Italia, no, va in giro, lui gira per l'Italia a mediare, tre giorni fa ha provato a mediare tra Belen e Iannone, no, sai che Iannone, sì, sai che lei lo ha lasciato perché Iannone aveva delle noie meccaniche, no? Il risultato della mediazione di Fassino qual è stata? Lei si è messa con Max Biaggi e lui si è messo col figlio di Mosè. Quindi, ecco, non pago, due giorni fa cosa ha fatto? Fassino ha provato a mediare tra Cracco e la guida Michelin, no? Sai che Cracco ha perso una stella Michelin. Dopo la mediazione di Fassino, Cracco ha perso anche l'altra stella Michelin ed è stato declassato a kebabaro, ecco, sappilo. Ecco.
A proposito del suo declassamento, Cracco ha dichiarato proprio testuali parole: da quando mi hanno tolto la stella Michelin, piango disperato nel mio bagno, nel mio living, nella mia cucina. Poi avrai anche tu letto, no? Di questa ricerca dell'Università di Losanna, secondo cui, ecco, questa cosa mi ha colpito molto, secondo cui le persone molto intelligenti non possono essere dei buoni leader. Ma ti rendi conto che Gasparri può diventare premier così? Ma ti rendi conto? Io non posso accettare questa cosa. E poi la notizia più bella è che dopo l'ultimo straordinario strafalcione geografico di Di Maio, che ha sostenuto appunto che la Russia è sul Mediterraneo, è finalmente uscito, te lo faccio vedere, il sussidiario di geografia di Luigi Di Maio. È un sussidiario, Giovanni, è per gli asili nido, perché Di Maio non può spingersi oltre. Io lo apro a caso, pagina 28, guarda cosa dice. Quando Marco Polo giunse in Senegal, fu accolto da Re Artù, che gli chiese notizie sulle scie chimiche. Ecco, questa è geografia. La settimana prossima ti leggo quella di Cristoforo Colombo, che circumnavigando la Sardegna scoprì il Bosforo. Però quella è la settimana prossima. Però c'è una notizia, tu sai benissimo, c'è una notizia che rovina questo clima festoso. Hai saputo che è stato battuto all'asta per 450 milioni di dollari questo dipinto attribuito a Leonardo, il Salvator Mundi, lo vediamo, no? Il problema, c'erano già dubbi sull'autenticità e proprio oggi si è scoperto che è un falso. Quindi chi l'ha comprato è praticamente sul lastrico. Si è scoperto però anche chi ha dipinto il quadro falso, te lo faccio vedere, te lo faccio vedere, immagino. Guarda, eccolo là. E chi poteva essere? Poi c'è stato, c'è stato anche il sorteggio per spostare l'EMA, l'agenzia del farmaco in Europa, erano arrivati al sorteggio Milano e Amsterdam e Milano ha perso al sorteggio. Tieni forte, abbiamo le immagini del sorteggio che ha fatto perdere Milano. Guardiamolo. Allora, alle 22.30, allora ti dico un po' la scaletta di stasera. Alle 22.30 avremo ospite Albano, che ci dirà che vuole smettere di cantare il 31 dicembre 2018. Quindi, se siamo tutti d'accordo, stabilirai che domani è il 1 gennaio 2019, se va bene per voi. Alle 22.40... arriverà Gianluigi Nuzzi, che parlerà del suo nuovo libro sul Vaticano, per il quale sai benissimo che Nuzzi rischia la vita. Oggi per due volte una papa mobile ha tentato di investirlo, lo sai, eh? Alle 22.50, in esclusiva, e questa è un'esclusiva imperdibile, una modella accuserà in diretta Walter Veltroni di molestie. Ci dirà cosa le è successo. Walter Veltroni pare che l'abbia portata nel suo loft. Walter Veltroni si è spogliato, si è immerso completamente nudo nella jacuzzi e l'ha costretta ad ascoltarlo leggere tutto il suo ultimo romanzo, quando. Se non è molestia questa. E anche questa. Cioè, no, perché delle molestie, scusi, delle molestie non possiamo tacere, Giovanni. È il vaso di Pandora. Tutti a inizio carriera hanno iniziato a molestare, sono stati molestati da tutti. Guardate che roba. L'ho scoperto oggi. Ad esempio, Mika, a inizio carriera, tu non lo sai, è stato molestato da Mara Maionchi. Sì, il Tyrannosaurus Rex all'inizio carriera è stato molestato da chi? Da Cecchi Paone. Robin ad inizio carriera è stato molestato da Batman. Poi gli è piaciuto e poi però gli è piaciuto. Si sono sposati. Poi gli è piaciuto. Alle 23 Roberto Saviano qui ci racconterà il futuro della mafia dopo Tutorina. La mafia, tu lo sai bene, non ha più bisogno di mettere le bombe. La mafia ormai è talmente radicata che fa parte integrante del sistema politico. È talmente fitto questo intreccio politica-mafia che proprio oggi la cosca del comune di Acicatrezza è stata sciolta per politica, per infiltrazioni politiche. E poi toccherà il momento più atteso di tutti, la vera speranza per il paese. Tu sai che io ho il mio movimento, il nulla, vediamo il logo, il nulla, andiamo tutti verso dove, e mentre gli altri continuano a non avere la più pallida idea di cosa fare, noi continuiamo a presentare la nostra squadra di governo.
Oggi ti presento il ministro dello sport, te lo faccio vedere subito, il nostro prossimo ministro dello sport che ha fatto una dichiarazione per noi, vediamolo. Nel calcio ci sono tanti moduli, c'è il 4-2-4, c'è il 4-3-3, c'è il 3-4-3, ma io ho scelto il modulo perfetto, il nulla. Fai come me, scegli il nulla. E poi il nostro candidato ministro della propaganda, questo è un colpo clamoroso, sta con noi, guarda chi è incredibile. Fatti mandare dalla mamma a prendere il nulla. Sapete ragazzi, io tra il latte e il nulla ho scelto il nulla. Non si poteva fare altrimenti. Ecco, adesioni Flori. Di peso. Sì. Allora Giovanni, scegli anche tu, sciogli anche tu la tua riservatezza, vieni anche tu nel nulla. Vieni con noi Giovanni, ricorda che il nulla è sempre qualcosa in più di Bruno Vespa. Ti saluto, Ale! Ciao Giovanni! A dopo!